Buonasera! Buonasera all'alba delle 10 quasi, prepariamo una colazione buonissima. Allora, io la sto preparando adesso in modo tale che vado già avvantaggiata domani. Per me oggi è stata una giornata full, quindi io cerco di anticiparmi anche per la giornata di domani che sarà altrettanto full. Quando capitano giornate a voi così, il mio consiglio è quello di preparare la colazione prima, in modo tale, la sera prima, in modo tale che la mattina non avete scuse, non la saltate e siete a posto. È una delle colazioni che più saziano se siete amanti della colazione, se il vostro primo piatto è quello più importante, quello della colazione, io vi consiglio il porridge. Io lo faccio adesso, quindi per me sarà un porridge freddo domani, in effetti. E ve lo consiglio perché sazia tantissimo e a livello nutrizionale è completamente completo, perché i fiocchi d'avena sono anche più proteici rispetto a tutte le altre tipologie di carboidrati. Quindi, se ancora non l'avete mai fatto, non lo conoscete o siete comunque scettiche... Ciao Veronica! Ciao Michele! Ciao Alessandra! Siete ancora scettiche perché magari non l'avete provato anche solo una volta nella vostra vita e non vi sembrava buono, stasera con me dovete farlo e dovete mangiarlo domani e dovete darmi feedback. E sono sicura che mi darete un feedback positivo, perché a parte il fatto che a me piace molto di più freddo il porridge, quindi già questo gli fa guadagnare un punto. E poi, oltre questo, il porridge è davvero buono se fatto bene. Arriviamo al dunque, vi spiego anche come farlo bene, perché questa è una ricetta che lo farà diventare buonissimo. Ho schiacciato una banana con la forchetta, schiacciata ben bene fino a formare una crema compatta, liscia, omogenea. Poi andiamo a mettere in un padellino del latte. Mettiamo circa 125 ml di latte. Allora, io ne faccio due, e ne faccio due più piccolini, in modo tale che possiamo abbinare accanto anche uno yogurt. Però vi consiglio, eventualmente, se non volete abbinare accanto null'altro, fate il doppio delle dosi. Questi sono 50 grammi di fiocchi d'avena. Ovviamente io non do grammature, cioè io le grammature vengono date direttamente dai nostri esperti in nutrizione alle persone che decidono di seguire il programma con me. Quindi tutto il resto è giusto indicativo, perché è una ricetta ovviamente. Quindi mettiamo il latte con i fiocchi di latte a far ammorbidire. Il segreto per farlo venire bene è farlo, dargli un po' più di tempo per farlo ammorbidire, quindi circa 2 minuti e mezzo, non serve di più. Perché? Perché in questo modo qua i fiocchi d'avena diventano molto più morbidi e assorbono acqua e si espandono. Infatti il bello dei fiocchi d'avena, il fatto che saziano tanto, è proprio dovuto a questo. Poi, in un secondo momento, vi faccio vedere il proprio, secondo me, quello che è l'ingrediente per eccellenza che rende il porridge buonissimo, che è la farina di cocco, perché la farina di cocco è molto dolce come sapore, quindi conferisce una dolcezza incredibile a tutto il porridge. Ne mettiamo un cucchiaio abbondante, perché è anche fonte di grassi, quindi carboidrati, grassi, proteine date dal latte, la banana che è comunque uno zucchero semplice, ed è completa. Poi abbinando uno yogurt abbiamo un maggiore apporto di proteine, quindi ci terrà più sazia ancora più a lungo. Allora, vado a miscelare bene intanto e tengo il latte sempre a temperatura, non molto alta perché altrimenti si attacca, quindi sempre temperatura moderata. Ciao Vera! E grazie! Allora, in questo modo qua io domani mattina, anche se sono di corsa, prendo dal frigo e mangio, al massimo attendo 5 minuti perché evito sempre le cose troppo fredde per lo stomaco, perché possono creare disturbo allo stomaco. Però anche qua è soggettivo, ragazzi, quindi vedete un po' in base alle vostre abitudini.
però in generale cose troppo fredde non sono il massimo. E in più preferisco questo per variare, però se seguite il programma con gli shake, con le barrette, abbiamo varie alternative per fare colazioni anche fuori casa, no? Se siete di corsa, accompagnate i bambini a scuola o magari andate al lavoro molto presto, quindi vi svegliate presto e proprio non avete tempo di preparare neppure la sera perché siete stanche, il programma arriva sempre in soccorso. Ecco qua, lasciamo anche asciugare un pochettino il latte, perché se fatto asciugare diventa più cremoso, a me piace molto cremoso. Se vi piace un po' più liquido, anche se premesso che nel frigo si assesterà un pochino, però se vi piace un po' più liquido, lasciatelo liquido, non lo fate assestare troppo, non lo fate evaporare troppo, cuocere. Se avete domande... Grazie, grazie Alessandra, sì, sì, perché mangiare sano non è assolutamente mangiare senza gusto, assolutamente, anzi, se imparate a cucinare bene qualunque tipo di alimento, inteso con un po' più di sapore, con un po' più di spezie, di creatività, perché è quella che ci vuole in cucina per fare la differenza, vedrete che anche il piatto più stupido, quello che proprio non vi va giù, può diventare uno dei piatti migliori che ci siano. Allora, porridge alla banana, perché poi andiamo ad aggiungere la banana schiacciata per dare più compattezza, cremosità al porridge e soprattutto per dare ancora più dolcezza. Raga, la banana mettetela matura, perché se è acerba non conferisce alcun tipo di dolcezza, quindi è importante che sia matura, mi raccomando. Banana e cocco, come vedete, senza zuccheri aggiunti. Raga, vi assicuro, vi leccate i baffi, provate e poi mi dite. Diamo una bella miscelata ed è pronto, quindi andiamo subito a mettere nei nostri bicchieri, perché colazione per due, perché mangiare sano in due è ancora più bello. Quando si fa scoprire alla propria dolce metà che si può mangiare sano, non si rinuncia a nulla e si può anche perdere qualche chiletto, sentirsi più energici, stare meglio in generale, avete fatto il click di svolta. Ecco qua, pronto e men che non si dica. Lo prepariamo insieme, vi faccio vedere insieme. Allora, sarà un po' fumante, nel senso che probabilmente dalla videocamera non lo vedrete, non lo so, proviamo. Vediamo un po'. Noi ci proviamo, tentarne un nuce. Buonissimo, già l'odore, perché cocco, banana, io vi vorrei far sentire l'odore, davvero, 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 davvero. Ecco qua, io poi mi vado a mettere anche la ricetta sul blog, vado a pulire anche un po' i bicchieri, vi farò una presentazione molto più bella, guardate un po' qua, ecco. Poi domani diventerà super super cremoso, davvero da leccarsi i baffi. Poi sbizzarritevi, nel senso che se vi piace la cannella, mettete la cannella, mettete tutto. Accetto, Cri, non ho ancora visto la richiesta, probabilmente, di amicizia, accetto subito. Ragazzi, io vi auguro una buona serata, se la provate a fare inviatemi la foto e non vi preoccupate perché anche questa sarà una ricetta che farà parte del mio blog. Un bacione, buona serata e buonanotte.